Ben ritrovati amici di Gossip Mania, finalmente possiamo proseguire la nostra settimana per parlarvi di tutti i temi più attuali di ciò che è successo negli ultimi giorni, nelle ultime ore nel panorama nazionale ma anche internazionale, dello spettacolo, della musica, ma soprattutto oggi anche una buona dose di trash finalmente, perché ci vuole assolutamente un po' questo chiacchiericcio, anche delle indiscrezioni che poi sono state smentite, sono state confermate, quindi noi vi lanciamo comunque i nostri temi, poi aspettiamo sempre le conferme dei protagonisti ed oggi ce ne saranno veramente tante. Al mio fianco come sempre Elvira Vigliano, ciao Elvi. Ciao Alessia, oggi ho puntato proprio trash, trash, trash. Sì, oggi abbiamo, è un po' trash. Abbiamo toccato livelli storici proprio, però ci sta, perché abbiamo sempre parlato di argomenti un pochino più seri, con degli sfondi sociali un po' più importanti, quindi oggi ci diamo proprio la libertà senza freni. Sì, diciamo che la colpa non è nostra, no, ma di coloro che hanno innescato varie polemiche, soprattutto nel mondo dello spettacolo e della televisione, quindi noi che facciamo bene il nostro lavoro ci limitiamo a riportarle, quindi siamo comunque esenti da colpe. Certo, per forza, anche perché ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Noi, come Ponzio Pilato, ci laviamo le mani, riportiamo semplicemente quello che è stato detto e poi, insomma, apriamo anche un po' un dibattito su tutto quello che pensiamo riguardo questi protagonisti, che poi, insomma, ce n'è parecchio da dire. Poi guarda, ti farò uno spoiler per la puntata di domani. Ti posso dire che ci sarà un altro argomento che riguarderà il nuovo tronista di Uomini e Donne, veramente ad altissimo livello. Ho già paura, sul serio. Non posso immaginare. Infatti è un protagonista poi del mondo dello spettacolo, possiamo dire, ma proprio essendo buone, che tu conosci bene perché spesso l'abbiamo nominato. Quindi secondo me a settembre ne vedremo delle belle, perché intanto in questi giorni è successo anche la cosa più brutta per le massaie, possiamo dire, per coloro che seguono la televisione a orario di pranzo, ossia Uomini e Donne, è finito. È finito, però fortunatamente subito è stato creato il nuovo palinsesto con Gianni Amanni in prima linea, quindi possiamo stare tranquilli che ha trovato anche lui lavoro dopo dei Dreamer, quindi possiamo dormire. Allora, Postilletta, la mia amica appassionata delle serie turche, continua a cercare, sì, di farmi guardare almeno una serie, ha detto guarda almeno questa, però facendo un rapido calcolo, perché ormai voi che ci seguite lo sapete che le serie turche sono veramente lunghissime, quindi ogni episodio dura circa 2 ore, 2 ore e 45, quindi abbiamo fatto un rapido calcolo che solo la prima stagione, così come è stata suddivisa nella striscia appunto di rimpiazzo di Uomini e Donne, dovrebbe durare circa 4 mesi e mezzo. Breve, solo la prima stagione, ne sono almeno 2, perché la seconda, mi diceva la mia amica, è in uscita, quindi ho desistito anche questa volta. Sì, anche perché purtroppo nella vita reale non possiamo guardarla tutti per i giorni, niente. E poi se uno inizia a guardare deve sapere come va a finire. Ho detto la stessa identica, quindi, cosa. Meglio rimanere, come si dice, con i piedi per terra ed evitare queste situazioni. Fortunatamente ci sono le piattaforme streaming, quindi esatto, possiamo male che risolvere. Va. Un episodio intero di 2 ore e 45 e passa la paura. Nonostante ciò, abbiamo detto appunto di questa nuova serie TV che sta per iniziare, qualcos'altro invece sta per terminare, lunghi percorsi televisivi, così come quello dell'Isola dei Famosi, che il prossimo lunedì, quindi tra qualche giorno, anche se noi in realtà siamo convinte che oggi sia lunedì, sì, quindi non vi preoccupate nel caso di confusione, il prossimo lunedì 7 giugno chiuderà i battenti. Che peccato. Che peccato, l'edizione che sarà sicuramente più ricordata, sì, di tutte quelle dell'Isola dei Famosi, tanto è vero che tutto tace. Sì, non c'è entusiasmo proprio, devo dire che anche sui social le uniche immagini che vedo sono quelle di Moser e dei, esatto, suoi addominali, più di questo non ci sono, insomma, tanti discorsi da poter fare. È stato un po' triste perché l'Isola dei Famosi, almeno per quanto mi riguarda, mi faceva sempre sognare, perché la si svolgeva, insomma, nel periodo invernale, quindi potevi guardare l'isola e sognare un po'. Invece quest'anno ho ringraziato, insomma, che il tempo ci abbia accompagnato per evitare di guardare quel programma. È vero, non ha attirato tantissimo i telespettatori, l'abbiamo detto spesso che
appunto tante volte era in studio la parte più divertente piuttosto che sull'isola, hanno dovuto rimpiazzare più volte molti naufraghi proprio perché non c'era appeal, e al momento possiamo dire che tutto sembra concentrato su Ignazio Moser e Andrea Cerioli, sì, che sono gli unici due che poi sono diventati anche molto amici all'interno appunto dell'isola, che sono due dei sei finalisti, ovviamente tra i più acclamati e anche conosciuti nel panorama del mondo dello spettacolo italiano. Proprio per questa ragione, cara Elvira, per movimentare un po' la situation, ci sono i primi rumors che direbbero che sono volate in Honduras, guarda un po', Arianna, la compagna di Andrea Cerioli, e Ceccio Rodriguez, che faranno così un sorpresone proprio ai rispettivi compagni nel giorno della finale. Diciamo che non è proprio una sorpresa, perché si immagina che comunque la finale di solito si svolge poi in studio, quindi è anche normale che queste cose possano avvenire. Il problema è che nel caso di Moser la sua partecipazione è stata un po' particolare, perché comunque è arrivata da poco ed è già finalista. Tutti danno insomma Moser come vincitore, anche se devo dire proprio grazie a Moser Cerioli ha cacciato un po' di carattere, perché altrimenti insomma sarebbe stato uno dei tanti, e probabilmente questo risponde anche alla nostra domanda iniziale, cioè dipende anche un pochino dai personaggi che sono presenti in una trasmissione, che riescono a tirare anche fuori il bene o il male di un protagonista. Certo. Devo dire che Moser almeno è riuscito a movimentare il tutto, e non mancano alcune critiche, perché comunque insomma è l'ultimo arrivato che sta avendo la meglio, perché comunque ha ancora delle riserve rispetto ad altri che invece sono lì da anni ormai, perché questa trasmissione è durata anni, e quindi sono anche un po' provati, quindi la stanchezza nel loro caso si fa sentire. Moser invece è ancora in perfetta forma fisica, a livello muscolare non ha perso nulla, solo i capelli però, un dettaglio. E vabbè, sì, quelli ricresceranno assolutamente, non avrà problemi. Molti avevano notato appunto nell'ultima puntata dell'Isola l'assenza in studio proprio di Ceciu, che è una delle protagoniste, spesso ha anche scherzato con Ignazio ovviamente a distanza con dei giochi di coppia, quindi dei test per capire se veramente si conoscono bene, un po' punzecchiandosi della sua gelosia all'isola, e molti avevano notato che in realtà in studio non c'era nell'ultima puntata, rimpiazzata, quindi questo diciamo è l'hashtag della puntata, rimpiazzata da Andrea Damante, grande amico di Ignazio, e quindi già qui possiamo capire insomma il tenore degli ospiti, e proprio per questo è nata poi questa indiscrezione che in realtà le due belle sono partite alla volta dell'Honduras, anche perché se ha un po' di pubblicità in costumino, certo, di questo periodo fa sempre bene. Poi anche insomma Ceciu con il suo Mefui deve per forza fare pubblicità, perché insomma come fanno poi a fare i regalini alla piccola in arrivo di Belen, quindi insomma ci sono un po' di cose da risolvere ed è bene che sia stato deciso così. Fatto sta che insomma sul caso Arianna e Andrea credo che questa possa essere realmente una scena abbastanza romantica, quasi melenza, che potremmo vedere, quindi credo che la eviterò. Esatto, però stavo per dire lo stesso, credo che anche io non la vedrò a questo punto. Però insomma già con la scena della cartografia di Arianna Cerioli era scoppiato in lacrime, quindi figuriamoci cosa potrà accadere lunedì. Ebbene, non oso immaginare, ma saremo molto attente. Polemiche che non si arrestano neanche per Ceciu, infatti non ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma un passaggio è doveroso, poiché c'è un'altra naufraga, possiamo dire, che poi è stata anche lei eliminata, quindi ora si gode tra vestiti sbrilluccicanti, tacchi e chioma bionda questa rinnovata popolarità. Si tratta di Vera Gemma, che nei giorni scorsi ha proprio attaccato Ceciu, dicendo che in realtà Ignazio Moser è un po' succube del personaggio della fidanzata e che in realtà ha scelto anche male, poiché in passato ha avuto fidanzate più belle, invece Ceciu è solo la brutta copia della sorella, ha voluto far intendere un po' questo. Sì, ed è quello che pensiamo un po' tutti, anche perché insomma la trasformazione che ha avuto nell'ultimo periodo non fa altro che farla assomigliare sempre di più a Belen, ma di Belen ce n'è una fortunatamente, e un
Poi, insomma, l'attacco di Vera Gemma credo che sia stato semplicemente per far parlare un pochino di sé, perché almeno su Instagram tutto ciò di cui si parlava erano appunto i suoi vestiti sbrilluccicosi, quindi più di questo non si parlava di carattere, non si parlava di progetti futuri, quindi aveva bisogno, sai, di un anello d'aggancio per poter rimanere quanto più possibile nei salotti italiani. È vero, anche perché si parlava effettivamente del suo look quasi da Barbie nelle ultime puntate, dei suoi vestiti mozzafiato, del fidanzato Geda, che dovrebbe essere protagonista del prossimo Grande Fratello VIP, che è stato uno dei protagonisti assoluti del parterre dell'isola, simpaticissimo, con questo bacio tramite il vetro con Ilari, quindi proprio di lei nulla, doveva per forza, insomma, far parlare un po' di sé con queste polemiche. Altro personaggio che non ha gradito assolutamente il suo stesso percorso all'Isola dei Famosi è stata Fariba, certo, che proprio in questi giorni si è resa protagonista di un post molto particolare sui social, nel quale ha scritto che durante il suo percorso ha commesso il più grave degli errori, ossia ha smarrito la sua felicità. E lì subito il carico da 90, ovviamente, di sua figlia Giulia Salemi, che ha detto che ha seguito il programma solo per la mamma, che era contornata però da personaggi veramente sgradevolissimi. Ma giusto per rimanere in tema leggerezza. Sì. La felicità, ragazzi, vi do questo dettaglio, è un attimo. Non si può essere felici per sempre, perché siamo dei soggetti proprio antipatici, gli esseri umani sono antipatici. Fatto sta che, insomma, rilasciare questa dichiarazione è un po' pesantuccio. Capisco che, insomma, ci possono essere dei problemi a livello morale, possiamo avere un po' di alti e bassi, però da qui a dire che la propria felicità è scomparsa, mi viene da fare un paragone invece con tutte le persone che a causa del Covid hanno perso i propri cari. Sì, perché stavi sempre su una spiaggia servita, riverita, con un cast comunque, perché per quanto possa essere un'isola deserta, ma c'è un cast, quindi certo, non si è mai da soli, ci sono sempre telecamere H24, uno staff anche medico pronto alla risoluzione di ogni problema, e soprattutto per stare lì pagano profumatamente, quindi... Certo. I famosi gettoni che vengono dati, all'inizio, sai, soprattutto alle prime edizioni non si parlava di tutti questi dettagli, oggi invece è come se partecipare a questi programmi ti portasse non soltanto fama, ma soldi molto molto facili. Il fatto di essere provati fisicamente è semplicemente un dettaglio, perché insomma tutto viene gestito in base anche al peso iniziale dei partecipanti, ci sono dei controlli medici continui e poi in realtà anche sull'isola, quella lì un po' più isolata, insomma. Si parla anche, sai, di questo fatto di poter stare da soli, non vedere, avere un contatto umano, ma anche lì ci sono i cameraman, quindi insomma una persona comunque la vedi. Ed è un modo per poter anche fare un po' di introspezione, cercare di capire chi si è e che cosa si vuole diventare. Io credo poi per 200.000 euro, insomma, una ventina di giorni da solo, te li puoi anche fare, però ti sistemi, non dico tutta la vita perché loro un po' sperperano, però... C'è gente tipo come noi che non li guadagna neanche in una vita. Parte, ma io partirei stesso stasera, insomma, perché ho bisogno, io sono un po' eremita di carattere, quindi mi piacerebbe fare un'esperienza del genere. L'unica cosa è che non so come tornerei a livello di colore, perché... Madonna, ma infatti guarda, mi hai dato un assist perché oggi non ne ho parlato ancora. Eccoci. Più passano le settimane, stavo dicendo i weekend, invece siamo solo a giovedì. Però a inizio puntata era lunedì, quindi questa esatto, settimana... siamo volati via giovedì, però più passa il tempo e arriviamo poi a quel punto che io credo sia la prossima settimana, sì, più o meno, dove tu sarai nerissima, sì, tutta la città sarà nerissima, ma io sono sempre più beggiolina. Ma no, ma perché tu sei elitaria. Di più, capito? Tu sei elitaria. Vi prego, portatevi al mare, mi devo abbronzare. Bionda, occhi azzurri, sei elitaria, scusa. Io mannaggia, sono più plebea, diciamo così. Mannaggia. Sì, la buttiamo così proprio per darmi un contentino. No, niente ci contentino. Vorrebbe un po' di isola, effettivamente. Ci vorrebbe un po' di isola, però non ci chiamano, quindi dobbiamo... diciamo accontentarci di quello che ci passa il convento. È vero, parlando proprio di Giulia Salemi, che in realtà i fatti suoi non se li fa mai, ovviamente, perché anche lì tutto il problema, possiamo capire lo sfogo di Fariba, che magari anche un attimo provata dall'esperienza, abbiamo detto che quest'anno hanno sofferto particolarmente la fame, quando non si mangia anche il cervello, sì, diciamo, svalvola un attimo, quindi possiamo anche
comprenderla, fatto sta che si sta vivendo la sua storia d'amore con Pretelli veramente in una maniera eccezionale, la potete seguire anche sui social, è super mega innamorata con questi video, queste foto fantastiche. Io non la sopporto, mi dispiace, però non la sopporto proprio, la vedo falsa, falsissima. Sì. E credo che insomma anche questo fatto di cambiare il suo aspetto fisico nel corso del tempo le abbia permesso di crearsi una sorta di personaggio. Se ricordi qualche anno fa lei non era così, era anche molto più timida, non era stratega. Abbiamo anche delle foto appunto di un po' un prima e dopo. Non era stratega come lo è oggi, e pensa che comunque ha finto di soffrire per Francesco Monte, poi si è creata la stessa linea di pensiero anche negli altri. Identica, stesse foto, stesse pose, stesse dinamiche, uguali. Sì, è come se volesse assomigliare a qualcuno dimenticandosi di avere comunque una personalità, bello o brutta che sia. Questo rapporto con Pretelli mi dispiace, ma non lo vedo a lungo termine, perché lui è un po' un burattino, insomma, dove viene messo lì si adatta, ma credo che non utilizzi molto il suo cervello per cercare di capire che cosa vuole. Anche lui è fortemente attirato dal mondo dello spettacolo, infatti secondo me previsione per la seconda parte, possiamo dire, del 2021, si lasceranno e sarà chiamato poi in qualche trasmissione o nella stessa scuderia di Queen Mary, insomma la ricerca di celebrità singola, perché al momento comunque la parte dei due è un po' più nota, è Giulia Salemi, e quindi qui ho detto tutto. Per quanto riguarda Francesco Monte, che tu hai nominato qualche secondo fa, lui proprio non ne vuole sapere niente, no. Infatti in un'intervista dei giorni scorsi, a domanda delle sue ex, quindi Ceci Rodriguez e proprio Giulia Salemi, è apparso molto molto scocciato proprio nel parlare di Giulia Salemi, della quale non ha gradito appunto tutto il meccanismo, e si è sentito anche un po' utilizzato da ciò che ha fatto appunto nell'edizione del Grande Fratello, quando poi si sono conosciuti, ed effettivamente ha cercato di eludere la domanda non parlando del suo passato e snobbando anche un po' l'idea appunto di Giulia Salemi. Sì, e da una parte insomma lo comprendo, perché almeno lui sembrava coinvolto, sebbene fin dall'inizio avesse detto insomma di non essere convinto di questo rapporto. Come soprattutto dagli torto. Sì, soprattutto poi nella casa del Grande Fratello lui era molto frenato, è stata lei che si avvinghiava per cercare di creare qualcosa, come è successo poi anche quest'anno. Sì, e insomma è un po' il suo modus operandi, e credo che Francesco Monte insomma dal momento Teresa Anna, che risale un bel po' di tempo fa, non si è riuscito a trovare effettivamente una donna che riesca anche a tenergli testa. E l'ha avuta la batosta là, mi ricordo, Sì, e poi lei comunque si è sposata, ha avuto un bambino, quindi lei è andata avanti, però lui lo vedo un po' bloccato tra ricordi e passato. È comunque una persona che ha sempre dimostrato di essere molto fragile, anche per la perdita della madre. Molto sensibile, sì, è verissimo, è un cucciolone. Infatti ha detto: in questo momento mi sto dedicando alla musica. Certo, e ne abbiamo parlato, il famosissimo pezzo con l'Iran, Ryan, che purtroppo non è mai entrato, nonostante le previsioni, nella classifica delle 10 canzoni più ascoltate in Italia, quindi non ne abbiamo potuto parlare, il Parade 91, magari, non so, lo faremo con la classifica dei tormentoni estivi prossimamente, ma neanche, perché proprio persi radar. Poi abbiamo detto parleremo di Orietta Berti. Sì, al massimo puoi creare la classifica Epic Fail, esatto. E lo inserisci lì. Canzoni ascoltate soltanto una volta e poi mai più. Noi ci fermiamo per un briciolo di pubblicità e ritorniamo, perché abbiamo altri due argomenti e il prossimo è veramente scoppiettante. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social, con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Beh,
Ben ritrovati amici di Gossip Mania, abbiamo parlato dell'amore, abbiamo parlato anche del rapporto madre-figlia, delle figlie che difendono ovviamente le madri nel mondo dello spettacolo che hanno perso la propria felicità cosparse di euro così guadagnati su un'isola. Ed ora parliamo di polemiche perché ci sta sempre un po' di riferimento alla polemica, a tutte le smentite, a ciò che succede. E proprio nelle ultime 24 ore si è alzato un vero e proprio polverone. Noi ne abbiamo parlato le scorse settimane, uno dei personaggi più iconici, anche possiamo dire un po' sorprendenti dell'ultimo anno, Michele Morrone, questo attore bellissimo, possiamo dire uno dei sex symbol non solo italiano ma anche internazionale, veramente un bellissimo ragazzo, nulla da dire assolutamente, resosi protagonista di alcune partecipazioni in serie TV, in film, tra cui questo famoso film 365 che abbiamo detto anche in passato ricalca un po' la falsa riga di 50 sfumature, sì. Metteteci voi il colore, tanto ne hanno fatti un po' di ogni, rosso, grigio, nero e beigino, esatto, quindi di tutto di più, e devo dire la verità, anche più bello del protagonista di 50 sfumature, sì. Quindi come trama niente, proprio qualcosa da rivedere, però sta appunto girando la seconda parte di 365, di questo film molto particolare. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane perché si è reso protagonista di un po' di polemiche commentando il suo prototipo di donna ideale e allontanandosi anche un po' dell'idea che possa essere similare a Belen, infatti ha detto proprio senza peli sulla lingua: a me piacciono le donne col cervello, non quelle come Belen, insomma, e da lì una serie di polemiche infinite. E proprio 24 ore fa, possiamo dire, ha pubblicato una foto insieme ad un altro attore bellissimo che sta girando con lui 365, che si chiama Simone Susinna, che anche lui è stato protagonista dell'Isola dei Famosi, quindi oggi è tutto, sì, oggi è tutto un cerchio l'isola. Anche con il nostro prossimo argomento, una foto particolarmente bella e intensa con questo primo piano nella quale c'era una descrizione che ha fatto un po' pensare, infatti c'era scritto I'm a liar, per gli amici diciamo un po' meno anglofoni, sono un bugiardo. Sono un bugiardo, sarà perché magari sta girando 365 e quindi fa questo ruolo molto particolare di un mafioso che tratta male le donne, invece lui è diverso, però da molti è stato interpretato perché in realtà Simone sarebbe il suo compagno. Perché poi nel mondo, se giudichi male Belen, automaticamente vuol dire che non ti piacciono le donne. Normale. Quindi l'assunto, diciamo, iniziale è stato quello. Sì, ma è normale anche perché, insomma, l'abbiamo visto più e più volte. Belen rappresenta per la società italiana il prototipo di bellezza. Non più mediterranea, perché insomma siamo un po', cioè un mix di bellezze. Fatto sta che insomma nel caso di Michele Morrone queste accuse possono essere un po' forti, soprattutto in un periodo come questo. Credo che abbiamo visto che in realtà non c'è più un pregiudizio nei confronti della sessualità, almeno in apparenza. Quindi questa frase potrebbe essere interpretata in diversi modi. Fatto sta che insomma qualora fosse legato a Simone potrebbe essere anche una spiegazione del perché non l'abbiamo visto finora in compagnia di altre donne, perché comunque essendo un bel ragazzo crea comunque appeal anche per quanto riguarda le altre donne, e sappiamo che ormai oggi se non ti fai vedere con una donna o con un ragazzo in realtà o sei asessuato o sei impegnato nell'ambito della carriera. Quindi insomma ci sono un po' di problemi al riguardo, però qualora fosse non credo che ci sarebbe poi tanto da criticare, perché abbiamo visto come in realtà il rapporto uomo-uomo, donna-donna in realtà è un rapporto normalissimo. Quindi in questo caso, soprattutto per quanto riguarda poi i rapporti interpersonali, conoscersi sul set forse può essere anche un motivo per continuare queste relazioni. Poi sarebbero una bellissima coppia, niente da dire. Due gnocchi, quindi. Esatto, cioè fantastici. Nonostante ciò, lui ha pubblicato una serie di video ieri in serata, nei quali lui, ovviamente mi riferisco a Michele Morrone,
nei quali ha dichiarato che in realtà ieri mattinata è stato svegliato proprio prima delle riprese dal suo staff, che erano anche abbastanza allarmati, dicendo: ma come, hai fatto coming out così senza dirci niente, all'improvviso con una foto tutto il mondo è impazzito. E lui ha detto: assolutamente, era solo una foto, anzi lo ha anche scritto che in realtà sono un bugiardo, quindi mi riferivo esclusivamente alle riprese del set, ma anche se fosse, io anzi sono un promotore e un grande amico della comunità LGBT più e tutto il resto, come abbiamo detto nelle scorse puntate, quindi assolutamente non ci sarebbe niente di male, però non è questo il mio caso. Quindi per il momento ha smentito, fatto sta che secondo me questa è una bella operazione di marketing, perché il dubbio te lo instilla. Sì, la strategia c'è, e soprattutto far parlare di sé in ambito polemica forse è il livello che ci si aspetta un pochino da questi personaggi, sai, con un contenuto, una qualità un po' diversa. Far parlare di sé criticando gli altri oggi è diventato un pochino la moda. Fatto sta che, insomma, bisognerebbe anche fare attenzione a quello che si dice, perché poi ci si potrebbe rimangiare anche un pochino tutto. Certo. Nel caso di Belen, insomma, è stato un attacco un pochino duro, però Belen non ha risposto, lo ha ignorato, quindi non ha colpito nel segno. Fatto sta che, insomma, la sua risposta è stata positiva, quindi questo ci fa anche capire che è una persona completa dal punto di vista intellettuale e non ha mancanze. È verissimo, vedremo un po' se sbucherà mai la fidanzata di Michele Morrone, se effettivamente, così come sembra, una persona che ci tiene tanto alla sua privacy. E anche in questi giorni ci sono stati degli esempi similari di storie che sono durate anche più anni, che sono emerse, ne parleremo sempre domani. Quindi vi ho fatto il secondo spoiler. Ultimo argomento, e qui chiudiamo il cerchio, perché finalmente abbiamo capito non dove è andata a finire la tartaruga di Cerioli, perché quella ormai la lasciamo un attimo stare, bensì con chi è fidanzato Tommaso Zorzi, finalmente direi. Sì, anche perché tutti questi segretucci, insomma, non fanno altro che creare quella suspense in attesa poi di una risposta positiva o negativa. E fortunatamente, insomma, tutte le nostre previsioni sono state confermate. Eh sì, perché c'era Lorenzo F, se non mi sbaglio aveva anche un iniziale, Lorenzo F. Poi c'era Tommaso il ballerino di Amici, sì. E poi era sbucato Mariano Catanzaro, sì, che in realtà qualche giorno fa, e lui proprio è stato il peggiore, sì, perché lo possiamo dire, ha anche smentito questa notizia, ha smentito che in realtà si stesse riferendo a un sentirsi sentimentale, ha detto: primo, io non ho mai fatto coming out. Però se fai capire che ti stai sentendo con una persona che comunque non è eterosessuale, evidentemente qualcosa piacerà anche a te. Il problema è che lui nell'intervista aveva detto che c'era attrazione. Esattamente, quindi parlava proprio di attrazione fisica, il sentirsi, il frequentarsi, quindi non una cosa amichevole. E ha detto che soprattutto sono amici e si sentivano comunque amichevolmente. Quindi si è rimangiato tutto ciò che ha detto, proprio perché evidentemente voleva sfruttare i 5 minuti, certo, di popolarità. C'era un po' questo quadro e ci ha pensato Tommaso Zorzi, appunto, a rendere il tutto più chiaro, ovviamente nel suo stile, quindi scherzando, ridendo con dei video nei quali appunto autocelebrava il fatto di dover aiutare appunto il suo compagno a studiare per l'esame di maturità. Quindi abbiamo eliminato tutti ed è rimasto un unico indiziato, Tommaso il ballerino di Amici. E devo dire che insieme sono anche molto carucci. È vero, sono belli. Perché insomma è come se si compensassero, si completassero. Tommaso di Amici è molto dolce, molto fragile, anche il modo che ha di porsi nei confronti degli altri è un modo molto elegante. A differenza invece di Tommaso Zorzi, che più che altro cerca la polemica, il gossipino per emergere da questo punto di vista. Quindi insomma è come se si completassero. E poi nell'ultimo periodo numerose sono le storie che le ritraggono insieme anche da parte dei due, quindi non hanno deciso, insomma, di calare questo velo e di mostrarsi per il sentimento che provano.
È vero, speriamo sia una storia che duri, effettivamente nata da relativamente pochissimo, appena è terminata l'esperienza al grande fratello VIP di Tommaso Zorzi, che è poi impegnato in mille cose e mille conduzioni che ci saranno, come ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, quindi vi terremo aggiornati. Come sempre noi siamo arrivati alla fine del nostro percorso fatto di curiosità, un po' di trash, sì, e anche ovviamente di tante tante chiacchiere. Grazie mille per averci seguito. Grazie ovviamente ad Elvira. Grazie Alessia. Poco sole, mi raccomando, poco sole oggi. E ci rivediamo domani per i nostri prossimi argomenti rigorosamente di Gossip Mania. A domani e buon proseguo di giornata.